adeguare il mio leggere alla, l'emozione che c'è, anzi al personaggio che sta parlando, in questo caso perché l'autore fa parlare. Il mio colore, quindi insieme. La dizione lasciamo perdere perché sarebbe un problema. Dizione faremo pochissimo perché vi spiego cosa succede. Per dizione io intendo un lavoro molto serio, io sono molto pignolo, ecco, purtroppo, loro lo sanno. La dizione ha bisogno di 3 mesi per imparare a memoria tutte le regole. Ci sono una ventina sì, di regole per la E aperta, un'altra ventina per le E chiuse, un'altra ventina per le O aperte e un'altra ventina per le O chiuse. Poi ci sono le S e le Z, e qui da noi è il problema forse più grande. Sai, per le Z un po' di meno mi sono accorto, però per la S, nel nostro dialetto, sì. Le Z a volte, molto spesso. Sono azzeccate. Sì, il problema sono le S intervocaliche. Le S intervocaliche che noi leggiamo in maniera sorda, quando invece dovrebbero essere sonore, tipo casa, anche se dal fiorentino dovrebbe dirsi casa così come rosa, così come cosa. Però un adeguamento, quello che era il primo lavoro radiofonico della Torino nei primi anni del Novecento, si introdusse casa, cosa, rosa. Quindi non è sonora, è sorta. Quindi è sonora. È sonora. No, casa. Casa. Ma tu sai che non riesco più a raggiungere il Rai Dof o Dof Rai, come si chiama? Sì, è strano. Vediamo se loro ci riescono. Vi darò se volete qualche dispensa, però non vorrete lungo, vi stavo dicendo, scusate se mi sono interrotto, 3 mesi solamente per l'apprendimento memorico delle regole. 3 mesi di applicazione. Se lei si sposta qua, no, non la riprendo. Ah, vabbè, così lo facciamo qua, così evito che sono qui che non sono la moglie. Cioè, siccome c'è. Allora, chi non volesse prendere si mette qua, mi tengo che riprendo, perché sono più in blocco. Non c'è problema. Così la ripresa sembra che siamo io e Antonio. No, ci sono anche no, giro su di loro. Ho il vantaggio che giro su di loro quando intervengo. Scusate, ma. Ciao. 3 mesi di apprendimento mnemonico delle regole, 3 mesi di applicazione severa delle regole, altri 6 mesi di allenamento. In tutto questo il vostro cervello viene scompensato un sacco di volte, perché ogni volta che aprirete bocca dopo i primi 6 mesi comincerete a ricercare una parola migliore per poter non fare tutta figura. Quindi se resteremo senza parole. Bravissima. Ed è quello che è successo a me a 18 anni, io non dovevo scegliere la parola giusta, la sbagliavo sempre, e più provavo ad azzeccarla e più la sbagliavo. Ma non è un lavoro che puoi fare a 40-50 anni, è un lavoro che puoi fare quando hai 15 anni, 20 anni, 25-30 anni al massimo, ma poi diventa eccessivo. Noi 40 anni l'ho superato anch'io, quindi a un certo punto. Insomma, i due emisferi non sono più così flessibili nella loro. Le sinapsi cominciano a essere rispetto al numero che c'erano prima. Quindi è un anno di lavoro forzato, che si fa un anno d'accademia in maniera severissima, ma non si faceva, adesso non so se lo fanno più un lavoro così severo. Mentre invece potremmo stare dietro un po' alla fonetica, per quanto riguarda una buona articolazione che ci serve, prima ascoltavo Antonio che parlava, capivo dalla gioia di esprimere i propri concetti, quanto la sua lingua, la sua parola tutto in fonetico non sia governato, non sia educato ormai come per tutti noi. E questa cosa è un deficit serio, forse lo sottovalutiamo un sacco di volte, ma il messaggio che dobbiamo esprimere ha bisogno sempre di una, come dire, di una solennità quasi, ci vorrebbe una solennità, se veramente crediamo in quei messaggi, se veramente pensiamo che quello che abbiamo da dire sia importante, sarebbe bello anche quando dicessimo una certa, non dico solennità per diventare troppo pomposi, però una certa, come si può dire? Un certo mordente, una certa incisività, mordente, ci siamo, ho già capito cos'è. Penso a, dicevo di pensare che il suo cantare era eccezionale
perché mentre cantava pensava esattamente ad ogni parola che pronunciava, ogni parola. E quindi sì, il suo cantare, che era una lezione perfetta, il suo cantare era si conosce l'inglese, no, non era mezzo arbore, si era no, per il tipo di semiologia applicata su ogni parola, per il tipo di applicazione del messaggio su ogni parola. Su ogni sigaro. Infatti si capisce bene. Questo è come capogramma, quello di cui parla Corso, che si è iniziato a le soffermarsi dell'applicazione della singola parola, perché tutto lo suono, dietro ogni singola conferma che compone la parola, ci possa essere un significato. L'assommarsi dei morfemi che tipicano una parola producono un suono ben preciso. Già di per sé però parola, devi spiegare cosa significa morfemi. Il suono, il sillaba è un morfemo. Che ha un valore grammaticale, no? Sì, un suono grammaticale, ma soprattutto musicale, fonetico, ben preciso. All'orecchio arriva ad avere un suono del morfema molto pulito. Frank Sinatra aveva questo morfema sempre molto pulito, molto curato. Tutte le parole si scambiano. Quello che dico sempre è che l'ultima sillaba di ciascuna parola ha la stessa dignità della prima sillaba. E questa cosa si raggiunge attraverso una buona articolazione, ma ancora prima da una buona respirazione. E naturalmente chi legge per la prima volta ha sempre quella sorta di insicurezza data dall'inesperienza che porta a respirare male, a non respirare talvolta, a respirare con la bocca, così asciugando le corde vocali, percependo questo handicap nel sentire le corde vocali asciutte, si arriva poi al panico porta via ossigeno, e quindi non c'è più ossigeno, bisogna respirare con il naso e poi mettere per bene attraverso la bocca. C'è sempre la grazia con il naso, non hai fiato, prendi dietro, prendi il naso. No, non casi di americani che sanno scrivere la loro lingua in maniera adeguata. Io quando scrivo con mia cugina o con i miei parenti in America, loro scrivono, mi dicono a me come scrivi bene. Perché loro scrivono, mettono degli slang, un sacco di apostrofi. Si mangiano, contraggono tanto. Si contraggono tutti, proprio dei morfemi molto raw, molto comprensibile, per noi comprensibile, gli inglesi infatti mi detestano per questo, comunque questo è altro. Mia moglie ha insegnato l'inglese, io non mi detesto questo. Allora, inizierei da Alberto Moravia, perché la prima pagina di Alberto Moravia è molto più corposa a livello immaginifico di tanti altri libri. E farei subito un giro veloce di lettura. Li prendo subito in corso. Chi vuole iniziare, perché poi da lì inizia il giro. Ok. Allora, scusa Tony, ragioniamo su questo. Adesso ascoltate Antonio, e poi ascolteremo ognuno di voi, cercando di percepire la velocità con cui legge, il volume con cui legge, il ritmo, l'articolazione mordente. L'articolazione, il mordente con il quale si mastica, si ciancica la parola, il timbro colore, se c'è un timbro adeguato alla lettura, perché se sta, come dire, se si sta raccontando, l'autore sta scrivendo la vita di un bambino che narra, naturalmente non possiamo arrivare con un timbro vocale da l'80, dobbiamo cercare di riportare indietro il nostro vissuto emotivo per riuscire a riprodurre un timbro il più velocissimo, il più adeguato possibile al timbro di un bambino. Da un esempio. Poi cos'altro come punto tecnico? Abbiamo detto ritmo, timbro colore, velocità, volume, mordente, non c'è altro. C'è però un sesto punto che non è proprio un punto. È una cosa che dal punto di vista tecnico ha molto meno valore di questi cinque punti tecnici.
tecnici, ma che praticamente fa esplodere, cambia completamente le carte in tavola rispetto alla semantica della frase. E uso un esempio che ho usato sempre, lo userò sempre perché è bellissimo. Io stasera vado a cena da mia nonna, non te la ricordi più. Io stasera vado a cena da mia nonna. Se volessi, io stasera vado a cena da mia nonna, è una frase neutra. Non porta a niente con sé, a parte una notizia. Ma se io volessi spostare l'importanza del mio dire sul fatto che io vado a cena da mia nonna e non tu, non tu, non Antonio, cosa dovrei fare? Mettere l'accento su io. Io. Che cosa succede mettendo l'accento su io, quindi dici tu? Scelgo le parole. Do enfasi al fatto che ci vado io. Io, escludendo gli altri. Così facendo, noi poniamo la parola io, in questo caso il soggetto, come parola chiave. Sposto l'importanza del messaggio della frase. Io vado a cena a mia nonna. Se volessi invece spostarlo dal punto di vista dell'azione. Vado. Ecco. Se volessi far capire che io ci vado, non è che ci resto, oppure ci muoio, oppure chissà cos'altro. Cosa, come dovrei leggerla questa frase? Io? Io vado, vado e io vado a cena da mia nonna. Speriamo un attimino. Io stasera vado, io vado. Io stasera vado. Io stasera vado da mia nonna. A cena da mia nonna. Cambia il tono. Io stasera vado. Vado sì. Vado. Guarda, dal punto di vista tonale, che cosa succede su questi due morfemi, su queste due sillabe? Io stasera vado. Alzo molto il tono della prima sillaba, del primo morfema, e poi li faccio cadere come se ci fosse un punto. Io stasera vado. C'è un melismo. Qualcosa di melismatico, no? Qualcosa di? Di melismatico. Di melismatico, diciamo pure dal punto di vista metrico, come si diceva l'antica italiano, dal punto di vista metrico c'è un innalzamento tonale che poi scende a punto. Io stasera vado, generalmente. Se dà importanza all'andare. Sì. Per escludere, per far rendere chiaro il fatto che io non sia già a casa di mia nonna. Ma se io volessi dire che stasera vado a casa a cena mia nonna. Io stasera vado a casa. Bravissima. Abbiamo capito? Io stasera vado a cena mia nonna. Se volessi far capire che vado a cena, non vado a colazione, non rimango a pranzo, come ti dico a poco? Io stasera vado a cena. Io stasera vado a cena. Accento io. Più che accentuare la parola, alzo molto la penultima sillaba della parola, penultimo morfema, per poi cadere appunto sull'ultima sillaba. Io stasera vado a cena, la mia nonna. E così via. Questa è la parola chiave che sposta di molto la semantica di ogni singola frase. Ora, facendo caso a questi cinque punti tecnici della lettura espressiva appena enunciati, più la parola chiave, cercate di ascoltare ognuno dei vostri problemi e poi per ognuno di voi chiederò un parere in maniera tale che voi, da auditorio, da pubblico, sappiate dire che cosa pensate della lettura di Antonio. E chi legge? Cosa? Ho detto che Antonio già ha letto, riletto, quindi sai. No, cambia pagina. No, leggiamo se vuoi. Ma io metto in pratica le sue è giusto che siate terrorizzati, perché giusto, è normale, perché in qualche maniera si mette in dubbio tutto ciò che abbiamo avuto di acquisito negli ultimi 40-50 anni. E voi siete fortunati. 60. Voi siete fortunati, perché arrivate dalle scuole alte. E quella volta le scuole erano alte. Pensate a far leggere i ragazzi di 17-18 anni adesso cosa arriva alle mie orecchie, provate a immaginare perché non sanno più leggere, non gliene frega niente, non gliene frega niente. Ma non gliene frega niente, ciò che la percentuale degli interessati si è ridotta di molto, perché prima era necessità, un servizio dovuto alla famiglia, all'educazione in genere, a te stessa come pulizia, sapevi che se parlavi bene domani potevi lavorare, non come sei in Italia. Oggi vogliono fare tutte le attrici,
Quindi la lezione. No, non serve più, se fai la lezione non serve più. No. Ci sono questi che sentite. Non serve più la lezione da fare l'attrice. In Italia non serve più. La pulizia del suono per fare le attrici o per fare gli attori soprattutto non serve più, questo lo dico pubblicamente. Per fare gli attori e le attrici in Italia non serve più imparare la lezione. Ok? Non state a perdere del tempo, non vi serve. Se avete un buon gancio, avete un bel viso e una bella faccia tosta, lavorate. Un bel viso. Va bene. Una bella presenza si dice. No, non è sempre, non è sempre così, però va. Vado. Magari fosse bello. Vai. Intrigante, subdolo, edifero, vile, ecco come mantiene le promesse. Ecco come sta i patti. Dormo. Faccio una quantità di sogni indifferenti che ora non ricordo. E alla fine sogno di essere in uno studio cinematografico, grandissimo, immerso nella penombra. In un angolo sul carrello sta la macchina da presa incappucciata in un panno nero. So di certo che sta girando finalmente, il mio film. Quale film? Chi è il produttore? Chi sono gli attori? Non lo so. So soltanto che è il mio film, che è il mio film. Il film a quale penso da 15 anni. Il film dal quale dipende tutta la mia vita. Ecco, salgo sul carrello, mi sistemo sul sedile e piegandomi in avanti con un gesto disinvolto e professionale metto l'occhio all'obiettivo. Il mio sguardo di regista inquadra in un angolo dello studio ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. La luce intensa, circoscritta dalle lampade illumine e dell'altra illumina un letto disfatto, un uomo e una donna. Sono ambedue nudi. L'uomo, un giovanotto di bel aspetto, siede pensoso in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il gomito appoggiato sulle ginocchia, il mento sulla mano. La donna sta distesa al boccone dietro di lui, ha le gambe lunghe e il sedere rilevato. Il dorso, partendo dall'insenatura delle reni, non fa che salire fino alla nuca, mentre il seno abbondante le si schiaccia di sotto contro il materasso. Osservo l'attrice attraverso l'obiettivo e mi accorgo che mi piace e mi attira e che il mio sguardo si va facendo sempre meno professionale e sempre più desideroso. Stop. Un commento. Non parlate male di Antonio. Siate spietati, cosa vuol dire? Siate schietti, siete sinceri. Una cosa che voi siete pubblico, come se aveste partecipato a un'opera teatrale, in quale ognuno di voi ha pagato il biglietto, per cui è lì, non dico per dire. Non potete dire a me non piace, mi piace, questo no, non potete dire. Avete questi punti tecnici da seguire. Più se li avete individuati, se li avete sentite, da Antonio, una parola chiave, due parole, più parole chiave che pensate lui abbia utilizzato per la lettura. Quello che interessa a lui soprattutto è sapere se è stato troppo veloce o troppo lento, troppo basso di volume o troppo alto di volume, se c'è stato un ritmo, se è stato un ritmo adeguato oppure no, un timbre adeguato oppure no, c'è stato un colore, avete percepito un colore, una sorta di emozione, che non deve essere un'emozione, perché qui poi faremo poi un discorso su quello che è il lavoro stanislavskiano, tipico degli attori, e quello che è il lavoro brechtiano, tipico degli attori, sempre però dal mio punto di vista sul giudizio. Lo straniamento. Bravissimo. Quindi una sorta di distaccamento per poter vedere dall'esterno quello che state leggendo, poter in qualche maniera giudicare, poter utilizzare meglio per esempio le parole chiave. Oppure se avete percepito un mordente basso, cioè se ha sbiascicato, Dio, oppure sei stato molto incisivo nell'articolazione. Questi sono i commenti che vorrei voi imparaste a sfruttare. Ok? Mi prendete i nomi perché io faccio sapere. Marcello, un commento. Cosa che ti ha colpito, cosa non ti ha colpito, cosa non ti ha colpito? Sì, quello che mi ha colpito è che non ha un timbro adeguato. Ok. Perché devi sentire, ok, altro?
Non confondere il timbro col volume, però. No, no, no. Perché il timbro è la qualità della voce dal punto di vista della cassa di risonanza che faccio risuonare. E tanto uso questa voce. Sì, sì, cioè, ma... Oppure uso questa voce, uso due voci differenti. Questo è un timbro differente. Un unico timbro, che per te non è stato adeguato. Altro? Il timbro può essere la tonalità? No. Io penso che prima noi dovremmo dire, cioè, no? Per questo è quindi il tono della voce non è il timbro. Il tono della voce è, dal punto di vista tecnico, non esiste. Il volume. Quello è il volume. Cioè il colore. Il tono della voce è una cosa che diciamo fra noi, che abbassa il tono della voce. Abbassare il tono della voce vuol dire che porti la tua voce, che è, per esempio in questo momento ha tanti suoni, ha tante note, quindi ha tanti toni, vuol dire che gli stai chiedendo di abbassare le note, che non vuol dire nulla. Quando dice a uno abbassa il tono, gli stai dicendo per favore di abbassare le note, cioè porta la tua scala più in basso, forse qui tecnicamente è errato dire il tono, abbassare il tono, quindi si usa il volume, tecnicamente il volume. E invece il timbro che cosa significa? Il timbro è la qualità di voce, se usi per esempio il naso, usi maggiormente la gola, usi maggiormente la fronte, usi il posto velare, usi un'altra cassa di risonanza. E lui cosa ha usato? Lui usa molto un mix tra culturale e nasale. Io penso che forse prima lui ci dovrebbe un po' dire. Secondo me lui ha letto... Dopo tocca a te. Che ha fermato le parole chiave, lui si è fermato sul film, questo è il mio film, sono il mio film. Ma perché allora si è fermato sul mio film? Perché c'era un punteggio, lo fa lui, perché c'era un punteggio lui, perché lo fa lui, non lo fa. E poi il volume è stato sempre uguale. Cioè non... Il volume è sempre stato uguale. Ok, altro? Però in questo tipo... No, siamo molto aspettati. Disciplinato, non si è un po' estraniato come dicevi tu? No, estraniamento non è stato un commento ultroneo, ho sbagliato io. Poi vi spiego perché, separata a sé, perché c'è un lavoro. Ho sentito un lavoro. Si è emozionato. Hai sentito un'emozione? Sì. Bene, che tipo di emozione hai sentito? Che tipo di colore hai sentito? Mi ripeti il tuo nome perché io Concetta, che tipo di colore hai sentito? Come se ho visto che come se lui fosse lì a guardare la scena, a vedere quando specialmente quando le okay, quindi un colore da guardone. Come se fosse un colore descrittivo. Non si dice bene o male. Sì, la stessa cosa io, cioè il timbro è stato sempre franco, io a differenza di Concetta non l'ho visto dentro il racconto, cioè secondo me non le vedeva le cose che stava leggendo, perché è concentrato sulla lettura. Vabbè, altro? Se mangiano qualche parola. Quindi un mordente? Sì. Non c'era fame. Ok. Mi si è accorto se più all'inizio se più alla fine questa cosa qua? A metà. Okay. C'erano le fasi più lunghe. Okay. Tu sei cosciente di questo, mentre leggevi. Hai avuto la forza di dirti non si può morire dentro. E ti sei ripreso, perché a metà ha ragione Antonio, perché ho avuto un attimo di accendimento. Poi tac, ti sei ripreso. E a metà tutti ripresi. Io ho notato che all'inizio
è come se non ci facesse comprendere quello che la lettura, cioè perché iniziava con delle parole forti, ferifrago, qualcosa del genere, e non si comprendeva proprio il significato. Poi la lettura è andata avanti e ho capito bene quello che diceva, e questa è forse anche un po' la forza del testo. Ho notato anch'io un certo atteggiamento piatto, ecco, non c'era enfasi, sì. non veniva, tranne che sul mio film, questo, lì c'è stato il momento in cui si è compreso nell'autore, ma poi ho visto come una certa, a me viene sempre a dire monotono, so che è sbagliato. No, utilizzare una certa monotonia della vita. Monotonia della vita, ecco sì, questo, basta. Così puoi vivere le note delle lezioni. Togli, è colpa mia che ti ho fatto spostare lì. No, ma l'ho deciso. Non sarebbe toccato a te. Ah, o prima o poi qualcuno deve iniziare. Ma io mi avevo già fatto il segretario. Intrigante, subdolo, ferita, vive. Ecco come mantiene le promesse. Ecco come sta ai gatti. Dormo, faccio una quantità di sogni indifferenti. Stop, ti blocco subito con Getta. Quella cosa si può spegnere perché è veramente tanto freddo. No, si può spegnere. Si può spegnere, sì, perché veramente sì. Il colpo la velocità del volume è detta un ritmo, maledetto lui. Sì, sì. Ripeti, scusami, ho fatto anche una cosa così, leggi meglio l'ordine. Sì, è vero, quella cosa che... non riesco a dirla bene. No. Perché, di cosa ha parlato prima, Concetta? Di cosa ha parlato prima? Di morfemi. Suoni su ogni singola sillaba. Prendi il tempo per esprimere ogni singola sillaba. Intrigante, subdolo, telegrafo, vile. Ecco come mantiene le promesse. Ecco come sta ai patti. Dormo. Faccio una quantità di sogni indifferenti che ora non ricordo. E alla fine sogno di essere in uno studio cinematografico, grandissimo, immerso nella penombra. In un angolo, sul carrello, sta la macchina da presa incappucciata in un panno nero. So di certo che sta girando finalmente il mio film. Quale film? Chi è il produttore? Chi sono gli attori? Non lo so. So soltanto che è il mio film, il film al quale penso da 15 anni, il film dal quale dipende tutta la mia vita. Ecco, salgo sul carrello, mi sistemo sul sedile e, piegandomi in avanti, con gesto disinvolto e professionale, metto l'occhio all'obiettivo. Il mio sguardo di regista inquadra in un angolo dello studio ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. La luce intensa e circoscritta delle lampade illumina un letto disfatto, un uomo e una donna. Sono ambedue nudi. L'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede pensoso, in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il gomito appoggiato sulle ginocchia, il mento sulla mano. La donna sta distesa a bocconi dietro di lui. Ha le gambe lunghe e il sedere rilevato. Il dorso, partendo dall'insellatura delle reni, non fa che salire fino alla nuca, mentre il seno abbondante le si schiaccia di sotto contro il materasso. Osservo l'attrice attraverso l'obiettivo e mi accorgo che mi piace e mi attira, e che il mio sguardo si va facendo sempre meno professionale e sempre più desideroso. Stop, grazie. Cosa? C'è il ritmo,
tecnicamente è tutto compreso in quei cinque punti, la lettura espressiva più la parola chiave. Dobbiamo scriverceli, la prossima volta. Vabbè, ma sono cinque, è facile. Cos'è che manca quindi? Cosa? Il tuo orecchio, il tuo stop, il tuo sentire, anche a inizio, cos'è che nella lettura di concetti manca? Mancano tutti e cinque i punti per quelle che possono essere le mie idealità. Perché? Anche se c'erano questi cinque punti. No? Mancano o ci sono? C'erano. Ci sono, il ritmo non c'è, ma è quel. Il volume c'è, ma è quello. Non basta di diplomazia. Tu devi anche dentro di te trovare un po' di conflitto e decidere chi vince. Chi vince? C'era o non c'era il bordello? Ho detto tutto il contrario di tutto. C'era o non c'era il bordello? Ripercorri. C'era o non c'era? Non c'era per come lo volevo. Il bordente c'era, non ce l'ho per come tecnicamente c'era, non c'era il bordente. C'era. Oh, sento che c'era. C'era. Credo di avercelo messo. Ero messa. Poi il volume era giusto. C'era. Ok, rimaniamo sul tecno perché l'intimo tuo sentire dal punto di vista psicologico, sì. Ok, poco. Poco reca privilegio alle sue necessità. Una proposta. Devo trovare quello che manca. Li scriviamo sul tabellone. Di nuovo, sono tanti che lo fai. Ma non ho più 15. No. Poi. 16. La velocità com'è? Buona. Buona. Fibro colore, il timbro è adeguato? A volte sì. A volte sì. Il colore, hai trovato il colore? Poco, ma anche quello. Poco, ma anche quello. Hai sentito delle parole chiave? Qualche volta anche le parole chiave. Te ne ricordi qualcuna? Saliva sul sedile, per esempio, oppure non era il mio figlio. Il mio? Antonio, allora, la prima cosa che mi ha colpito è stato il volume della voce. Per me era alto. Poi la cadenza era abbastanza, secondo me, giusta, cioè era... Il ritmo e cadenza alla fine. Sì, una ci cosa sa. Che mi ha colpito è che se Antonio era molto buono, lei era più bitonale sulle parole, tipo la due musicalità, insomma, due note tipo che prendeva. Quindi? Come dire, non c'era colore, ecco, forse questa è la. Ok. Non c'era molto colore, nel senso. Mi è arrivata l'emozione sì sulla frase il mio film, okay, che, questo perché vuole parlare Bordente, l'articolazione di concetto quindi sei l'autore. No, è stata buona, cioè si è incertato solo una volta, quindi anche questo capita anche a me quando sì. Quindi no, era giusto, secondo me si era parole chiave percepite, mi ha detto di sì il mio film è stata quella sì. Okay. Allora, io ho notato che c'è un ottimo, un buon volume e ha dato parecchio colore. Ho notato però che forse si accentuava troppo sui morfemi, cioè si chiamano così, cioè li scandiva. Spingeva molto su ogni singola sillaba. Sì, e quindi finiva per non far avere anche lì la comprensione del testo. Il timbro mi è sembrato un po' nasale, ma penso che sia il suo modo di parlare. Tu cosa fai il mestiere? Ma io. Mm-hmm. E poi cosa c'è? Cioè, ha sentito un po' le adenoidi, no, però no, però non ce l'ha. No. Non ce l'ha le adenoidi. No, le adenoidi. Il colore c'era, secondo me il colore c'era, però. Sì, questo. Che tipo di colore? Ancora devo capire bene il colore. Sì, anche io devo capire bene. No, ma tu, perché ti aspettare. Sì, voglio. Poi ti dico. Cioè, il colore, nel senso di intensità delle parole, ecco, riusciva anche a dare questa scenografia, ecco, in qualche modo ti faceva vedere la scenografia. Colore che dava,
e però quando scandiva troppo finiva per perdere, cioè quando l'eccessivo mordente faceva perdere fluidità al concetto. Ok, questo è va bene come concetto. L'eccessivo mordente faceva perdere la sensazione del racconto che del fluisce. Racconto. Quindi l'eccessivo mordente faceva perdere colore. Va bene. Faceva il colore che c'era, così sbiadiva il colore, perché aumentava così tanto il mordente che sbiadiva il colore. Anche il mordente va dosato. Perché? Ottimo il mordente di Concetta, è ottimo il mordente di Concetta, bello il mordente di Concetta. Da insegnata a portarla così com'è, anche in tutti i suoi errori dell'espressiva, portarla alle medie, ok? E farlo leggere. Ma in maniera tale che i bambini arrivi, ai ragazzi arrivi all'orecchio tutte le consonanti. Maestra, era maestra. Ma io mi ha spinto. Era maestra. Dietro la prima parola che ho sbagliato. Quindi posso dire anche per me? Dopo no, sì. Poi io sono stata perfetta. E quindi c'è la generosità della lettura piena. Quindi io ai bambini dico, a voce alta. Leggiamo, okay. Sì, okay. 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 Poi non so se può. Sì, allo stesso tempo, purtroppo perché poi i corsi di formazione dovrebbero essere perenni, no? Per cui aiutarsi con quei morti di fame nel teatro, prendere intanto qualcuno a scuola e insegnare alle maestre come dare un po' di colore senza perdere questo mordente. E sono i ragazzi si stufano del mordente, perché nel mordente c'è un'incisività. E i ragazzi fa male perché vedono ancora l'adulto contro il bambino, perché loro potranno mai avere il tuo mordente, per cui non ti riconoscono come amica, mentre invece se usi quel mordente con il colore giusto, loro capiscono che si può arrivare al cuore dei bambini, al cuore della gente, anche attraverso un mordente alto, ma dando un po' di umanità, perché questo è il tema. Quindi credo che ci sia un po' di deformazione professionale, sì. Leggete bene, sì, le parole. Leggete bene le parole, ma soprattutto bisogna dire sentite le parole. Sì, anche questo l'ho fatto. Sentite le parole. Comunque, va bene, Pasquale. Ma sorprendente quello che abbiamo detto, forse l'unica cosa che mi ha un po' il fatto delle poche pause. Poche pause, tutte uguali, non sono poche le pause c'erano, erano tutte uguali. E quindi non si perché vedeva. Lei leggeva la velocità di 7, e lei è bravissima perché usare un mordente alto per una pagina di 3-4 righe, un mordente così alto, riuscire a dire tutte le parole per un minuto e qualche secondo, e riuscire a non dover andare in carenza di ossigeno. Che però comporta delle cose. Cosa porta Pasquale? Dicevi? Sì, sulle pause c'è questo che la respirazione è sempre la stessa e quindi la pausa rimane sempre la stessa quando con una velocità costante di 7 nella lettura, perché la velocità è costante perché il testo è nuovo, quindi tu ti appoggi sulla tecnica acquisita lui decennale, per poter arrivare dall'inizio alla fine dicendo tutte le parole, però questo comporta una carenza di diversificazione, uno stop, una pausa di più, per vedere, per far succedere qualche cosa. Per riflettere. Per far riflettere noi, perché noi eravamo molto attratti dalla sua articolazione, dalla sua pulizia, anche se nella pulizia poi dal punto di vista fonetico c'è da fare qualche lavorino sui palissimi. Ma io le pause ho cercato, ho avuto paura di fermarmi. Hai avuto paura, sì, di fermarti? Ma sì. Perché paura di fermarsi? Se sì. L'unico... Volevo fare. Scusate se faccio un po' in maniera un po' litigizzante questa cosa. L'unico dovere che avremo noi da adulti è fargli capire ai più piccoli che devono fermarsi ogni tanto. A fronte di una sequela infinita, velocissima di immagini a cui loro vengono sottoposti dalla mattina alla sera con telefonini, computer, videografiche e compagnia bella. Se non siamo noi, l'unico modo che abbiamo noi di influire è ficcargli in mezzo una pausa tra questi messaggi, tra queste immagini, tra un altro messaggio. Fondamentalmente, perché essendo pieni di messaggi, alla fine non ne ha neanche uno. Ma se tu ci metti una pausa di 4 secondi invece che di 1,5 su ogni punto,
gli metti 4 secondi. Ma sei dice... stato tu a non farmi mettere le pause, perché mi ha detto che diventavo se no un interprete. Perché io con i miei alunni dicevo, fermate. Okay, basta Pasquale. Ok, vai. Francesco, tu non puoi perché stai riprendendo. Difficile concentrarsi. Beh, è stato detto più o meno, più o meno. Non c'è nient'altro, ma un colore. Io ho notato, sì, un po' di colore. Che tipo di colore hai sentito? Nel voler, nel volersi calare un po', nel voler trasmettere quello che sentivo, un po' l'ho sentito. Una pagina adesso che piace. Va bene. Intrigante, subito, fedigrafo, dire. Ecco come mantiene le promesse. Ecco come sta ai patti. Dormo, faccio una quantità di sogni indifferenti che ora non ricordo. E alla fine sogno di essere in uno studio cinematografico. Grandissimo, immenso. Immenso nella penombra. In un angolo, sul carrello, sta la macchina da presa incappucciata in un panno nero. So di certo che sta girando finalmente il mio film. Quale film? Chi è il produttore? Chi sono gli attori? Non lo so. So soltanto che è il mio film al quale penso da 15 anni, il film dal quale dipende tutta la mia vita. Ecco, salgo sul carrello, mi sistemo sul sedile e piegandomi in avanti, con gesto disinvolto e professionale, metto l'occhio nell'obiettivo. Un guardo di regista in quadro, in un angolo dello studio, ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. La luce intensa e circoscritta dalle lampade, illumina un letto disfatto. Un uomo e una donna. Sono le due nudi. L'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede pensoso in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il conto appoggiato sulle ginocchia, il mento sulla mano. La donna sta distesa a bocconi dietro di lui, ha le gambe lunghe. Sedere elevato. Il dosso, partendo dall'inserratura delle reni, non fa che salire fino alla nuca, mentre il sedere abbondante le si schiaccia di sotto contro il materasso. Osservo l'attrice attraverso l'obiettivo e mi accorgo che mi piace. Mi attira e che il mio sguardo si va facendo sempre meno professionale e sempre più desideroso. Stato... Non dite mi piace, non dite non mi è piace. È stato lentissimo, poi ha messo l'accento invece del mio film sul nero, ha abbassato il timbro nero. Quindi, dal punto di vista tecnico, velocità com'era ancora? Lento, molto lento. Sempre lento? Sì. Il ritmo come stava? Variava? No, era cadenzale sulle parole, cioè era... Variava, o era sempre... No, è... Secondo troppo me è lento, stato... lentissimo, moderato, veloce è stato? Lento, no, è sempre ritmo. L'ho sentito sempre lento. Sempre di sulle. Sì. Poi mordente come è stato? L'articolazione? È perché l'articolazione era... Ci sono state alcune parole
che non le ho sentite io, proprio tipo che sono state smangiucchiate. Non lo so, forse perché era posizionato e lui leggeva così, ma non mi sono arrivato. Bisogna pensare sempre anche all'ultima fila, quindi tu diciamo che sei in una posizione vicina, però sentivi come l'ultimo spettatore dell'ultima fila. Sì, la tua percezione. Sì, sì. Poi, timbro, era adeguato? È il timbro che potrebbe utilizzare una persona che sta raccontando di questa storia, di se stesso, di questa storia? Potrebbe essere, se ci fossero le altre cose, sì, secondo me è il timbro adeguato. Il colore, ci hai trovato il colore? E sulla parola nero. Sulla parola solo sulla parola nera? Sì, io ci ho sentito proprio quel proprio quel titolo, quel nero che è sceso giù, nero. Parole chiave che sentite, a parte nero? Nero. Allora, io ho sentito un volume troppo basso. È un bel colore perché ha, diciamo, così per orientarci Mila, no? Perché poi faremo anche un lavoro su quello che è la percezione corretta di un'intensità, perché un'altra parola per più del volume. Da 0 a 10 il volume secondo te quanto era? Era 4. 4? No, forse 4, era 4 no, erano 5, 6, no. Era tempo. Era basso. Era 4, no, con te. Faremo un lavoro specifico. Il lavoro comune che ci renda unanimi nella percezione, perché una volta che ce la fare, lascerò dei suoni. Ma non era sempre basso, perché all'inizio ho iniziato con un volume troppo basso, poi si è alzato un po', per poi riabbassarsi di nuovo. Mentre le pause mi sono sembrate utili alla comprensione del testo, quindi le pause erano buone e c'era del colore. Il timbro che è un truffatore perché lui sa cosa deve fare, non tutto, ma sa cosa deve fare. Il timbro forse non era adeguato, ma forse non ho ancora capito bene che cos'è il timbro, com'è. Allora facciamo così, per farti capire subito. Utilizziamo un esercizio del come se. Cosimo, leggimi dopo le prime tre imprecazioni, leggimi la frase successiva alle prime tre imprecazioni come se fossi, come se così generale, molto generale, però come se fossi stanco. Come se lui fosse stanco, quando parla del pugile, no. Come se fossi stanco, legge la cosa, ecco, da qua in poi. Come se fossi stanco. Come se fossi stanco, ecco, come mentire, stanco e anziano, ecco, è quello che sto cercando di fare. No, pensavo fosse scritto là. Ecco come mantiene le promesse. È stanco, è anziano e anche un po' incazzato. Stanco e anziano e un po' incazzato. Ecco. Stanco. Come mantiene le promesse. E cosa succede tecnicamente? In maniera generica. Cosa succede alle corde vocali di Cosimo per fare questa cosa? Non legge ecco come mantiene le promesse, dice come mantiene le promesse nel basso. Cioè, che cosa succede alle corde vocali? C'è una tensione o una distensione? Tensione e un cuore. Chi è che mi Carmela e anche Mica hanno fatto questo dubbio? Il lavoro sulle corde vocali e sulla cassa di risonanza, dove deve andare? Le corde vocali emettono un'onda sonora, una frequenza, la emettono? Dove va a sbattere prima di uscire dal nostro corpo? O sbatte nel naso? Sbatte in gola?
o sul palato. Maschera? Maschera? In testa, in testa. Maschera, che vuol dire maschera? È una struttura dove prendiamo la sinusite di solito. Avete presente quella della sinusite? La maschera infiammata. Ok? Ci sono delle zone del nostro corpo che riverberano questa onda sonora, che la proiettano verso l'esterno. Ora, col tempo, non è la vostra professione, ma imparerete anche voi a gestire queste casse di risonanza, deciderete voi dove far uscire il suono, dove farlo sbattere prima che esca. Lui lo sa, perché tra la pausa e il timbro, lui ha già fatto questo tipo di lavoro, essendo un truffatore, un pochettino riesce a, quindi, a schivare l'ostacolo del mordente, la scimmia, perché il mordente di Cosimo non è il basso, il mordente di Cosimo è la scivo. Cosa vuol dire, maestra Concetta? Perché lascia scivolare il cervello, se non si è la scivo, anche dal punto di vista erotico sessuale è la scivo. Lui sa, perché è un truffatore, no? Che fa scivolare sulle corde vocali determinate suoni, morfemi, per poi farli battere in basso, in nero, piuttosto che andare a lasciare la porta velare aperta per fare nero, sarebbe pietà, la fa scivolare sul tappeto della bocca facendolo uscire dalla gola, e diventa una bella parola anche eroticamente accettabile. Cioè, posso dire una cosa? Non devo aspettare il mio turno. Senza la parola, senza l'utilizzo flessibile della parola chiave, che può variare nel modo che leggi un pezzo, c'è poco da interpretare, puoi essere molto espressivo, puoi farci quello che vuoi con il messaggio, con la frase. Questo stallo da dove vuoi, io stasera vado a cena con mia nonna, vedete con quante importanze, quante cose importanti, io stasera vado a cena con mia nonna, 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 io stasera vado a cena da mia. Io questo da maestro lo facevo con i bambini, ma se quanto? Io mettevo la virgola io, dovevano fermarsi io, se mettevano io stasera, se dovevano fermare. Ok, che per noi però non è un segno di ipertesto, perché il segno di ipertesto vuole un cerchio attorno alla parola per far capire che voleva un occhiato. Ok, quando poi utilizzeremo l'ipertesto, studieremo l'ipertesto, toglieremo tutte le virgole, utilizzeremo solamente pause, quindi la barra sospensiva, pausa sospensiva, l'incisiva, la conclusiva, la M maiuscola o la M minuscola attorno al cerchietto, i numeri per identificare il volume, 1 da 1 a 10, delle righe o dei trattini o delle ondine sotto le parole per andare più veloci o più lenti, timbro colore, ci sarà un nome corrispondente a un'emozione, a un colore, il giallo, il verde, che corrisponde anche a quelle delle emozioni, e poi la parola chiave che va cercata. Questi sono segni di pertesto. La parola chiave è la scegli tu? Sì. O la testa? La puoi scegliere tu. La puoi scegliere tu. Ognuno lo scrive. In uno scritto ben scritto. Dai un'interpretazione di quel testo. No, dai interpretazione, no. Dai sensibilità. Una maggiore sensibilità di questo, Francesco. Dai una maggiore fai porre che ti ascolta maggiore attenzione su quel messaggio che non sono stato il messaggio, posti semanticamente l'idea, non fare un dice tanto. È tanto. Dice tanto. È tanto, ma non è interpretativo. C'è una cosa che dici tu. No, l'ha scritto lui, io ti posso dire un'altra cosa. No, l'ha scritto Morano. Sì. Sono lo stesso testo. La cosa di la interpretazione. Certo, hai diritto. È diritto, è un diritto che devi doverosamente spiegare. Per la mia interpretazione, ma non è detto che per la mia interpretazione. Devi sentire, più che interpretazione devi sentire. Non è detto che per la mia interpretazione, sia esatto. Ma è la tua verità! Infatti prima ha detto che un bravo scrittore lascia spazio. Il bravo scrittore, ti lascia spazio. Il discorso di un bravo lettore è come se fosse l'autore. Pure questo avevo detto. Il bravo lettore può diventare autore del testo. Quando laddove legge come se fosse l'autore del testo e quindi esprime con la sua alla frase neutra, in maniera neutra questa frase. L'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede pensoso in una posa da pugilatore stacco. E questo è scritto da Morale. Sì. Però Morale, scrivendo in questa maniera, mettendo anche quelle virgole, l'uomo, virgola, un giovanotto di bell'aspetto, virgola, siede pensoso, virgola, in una posa da pugilatore stacco.
Va bene. L'uomo, un giovanotto, di bello aspetto, siede pensoso, in una posa da pugilatore stanco. Dove posso le prese? Dove posso le parlare? Giovanotto. Siede pensoso. Pensoso e stanco. Bell'aspetto, no? L'avete sentito? Bell'aspetto. Bell'aspetto. Tre parole, ho evidenziato il fatto che l'uomo fosse un giovanotto di bell'aspetto. Che si vede, sì, ma pensoso. Posso anche. Vedo come definizioni quelle, sono parole chiare. Sono parole chiare. Posso anche spostarmi. L'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede, pensoso, in una posa da pugilatore, stanco. Dov'è la parola chiave? Siede, pensoso e pugilatore. Cosa ne arriva? Io non cambio il tempo, ma divento, in qualche maniera, faccio pensare a voi che sentite, faccio pensare che per me, e lei è soggettivo. È l'unica libertà che abbiamo, non cambiamo le parole e non è interpretare, no, interpretare è questo, perché in quel modo tu vedi l'uomo. Cos'è interpretare? Mi dici in un'altra espressione, non ho idea. Interpretare sarebbe questo: l'uomo, un giovanotto di bello aspetto, siede pensoso, in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il gomito appoggiato sulle ginocchia, il mento sollevato. Non posso, non posso chiedervi questo, no, perché questa è finzione. Questo è interpretato. Io chiedo semplicemente espressività, perché se voi leggete così a un pubblico, il pubblico dice: ma che stai a fare? Ma perché si parla di tirare così? Dai, però uno legge la parola chiave che sente. Voi, se riuscite a togliere il filtro della fiction, dell'interpretazione, e ci mettete solo attraverso i punti tecnici della lettura espressiva un po' di espressività, venite subito riconosciuti come esseri umani che compiono un dono e si affezionano. Se voi qui fate gli sboroni, come a dire a Bologna, il loro pubblico non si affeziona, dice: guarda che bravo, che ha avuto la fortuna che papà ha pagato gli studi. Ma chi se ne frega se lui si diverte? Se io mi diverto, tuo pubblico o tu lettore? Io mi diverto, vai a casa, ma tu ormai hai pagato. Sto parlando di letture espressive, apposta perché ci sia questo tipo di, come dire, di onestà. Intrigante, subdolo, fedifero, vile, ecco come mantiene le promesse, ecco come stai i fatti. Dormo, faccio una quantità di sogni indifferenti che ora non ricordo e, alla fine, sogno di essere in uno studio cinematografico. Grandissimo, immerso nella penombra. In un angolo, sul carrello, sta la macchina da presa, incappucciata in un panno nero. So di certo che sta girando, finalmente, il mio film. Quale film? Chi è il produttore? Chi sono gli attori? Non lo so, so soltanto che è il mio film. Il film al quale penso da 15 anni. Il film dal quale dipende tutta la mia vita. Ecco, salgo sul carrello, mi sistemo sul sedile e, piegandomi in avanti, con gesto disinvolto e professionale, metto l'occhio all'obiettivo. Il mio sguardo da regista inquadra, in un angolo dello studio, ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. Il mio sguardo di regista inquadra, in un angolo dello studio, ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. La luce intensa e circoscritta delle lampade illumina un letto disfatto, un uomo e una donna. Sono ambedue nudi, l'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede pensoso in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il gomito appoggiato sulle ginocchia, il mento sulla mano. La donna
sta distesa a bocconi dietro di lui, alle gambe lunghe e il sedere rilevato. Il dorso, partendo dall'inserratura delle reni, non fa che salire alla nuca, mentre il seno abbondante le si schiaccia sotto contro il materasso. Osservo l'attrice attraverso l'obiettivo e mi accorgo che mi piace e mi attira e che il mio sguardo si va facendo sempre meno professionale e sempre più desideroso. Stop. Così arriviamo presto. Si facciamo più fretta, arriviamo subito. Allora, io trovo che Antonio ha lasciato, credo, un po' di ansia perché è legata all'eccesso di velocità. Poi ci arriviamo in vita questa cosa dell'ansia. Perché l'hai nominata prima. Sì. Allora, siete voi tecnici, io non ho bisogno che allora, allora devi giudicare sul volume, velocità, così lui arriva direttamente, perché magari per me trasmette ansia, okay? A me invece trasmette presente, a me invece trasmette... È incalzante. Trasmette... Cosa? No, il nervosismo, mi trasmette qualche altra cosa, però di positivo. Per esempio a una giovane di 21 anni dopo la lettura di Cosmo, la lettura di Antonio potrebbe rappresentare la vincita, la corsa a cavallo. Quindi potrebbe. Quindi il fatto che noi ci attiviamo sull'ansia, almeno mi arrogo io il diritto di farlo al finale, giusto per dire a concetto un paio di cose, però vorrei che ognuno di voi si identificasse in un essere giudice che con tecnica, solamente con tecnica individui qualche difetto nei 5 punti tecnici della lettura espressiva. Quindi andrei che nella sua testa si formi proprio un quadro tecnico. Perfetto. Allora io ho trovato un eccesso di velocità, una attenzione eccessiva alla pronuncia dei fonemi che ha comportato degli errori nella dizione della parola. Articolazione. Nell'articolazione? Sì, sì. Quindi nell'articolazione della parola. Un buon mordente e ho sentito un certo colore sicuramente nella sua. Che tipo di colore hai sentito? Devo dire il colore. Che tipo di colore hai sentito? Giallo. Tu? Il colore dal punto di vista giallo? Giallo. Vabbè, riusciresti ad abbinare questo giallo a un'emozione, in questo caso questo giallo? L'ansia. Ok, va bene. Basta. Sì. Hai percepito, hai sentito parole chiave? Ah sì, ho sentito delle parole chiave. Sì, il mio film, quello l'ho detto più di una volta. E poi ce n'era un'altra. Ce n'era un'altra che adesso in questo momento mi sfugge. Sì. Ha detto l'unico di quello che ha detto insellatura delle reni. L'unica cosa che è la. Penso che sia insellatura. Insellatura. È l'unico che l'ha detta bene. C'è una donna, o c'è un film, un giovanotto, ha stato peso a quelle parole. Ok. Cosa? Scusa, concetto. Volevo chiederti se il colore è associato anche alla parola. La parola chiave ci dà pure il colore, vero? In qualche maniera. Stiamo andando a fare un lavoro certosino, siete molto bravi, però fate attenzione. Cercate di scindere per avere i punti tecnici. Eh sì, io questo ce l'ho poco chiaro. Cercate di scindere. Quindi... Adesso parliamo di parola chiave come punto non tecnico. Perché la parola chiave, abbiamo detto, sposta la semantica. Sì. Mentre invece l'articolazione è mordente e il colore sono punti tecnici, sì, dove invece poco mordente. Tecnicamente possiamo andare a fare un lavoro di studio, di preparazione e tutto. Mentre la parola chiave è un lavoro molto di umanità, di esperienza, che riguarda l'esperienza personale. Sì. Cosa? Velocità eccessiva. Volume alto. Mordente. Di conseguenza la sua velocità è credibile parola e le pause non c'erano. Sì, il fatto che tu però riesca ad aggredire, come dice Cosimo, le parole
vuol dire che in qualche maniera riesci a pasteggiare le parole, nonostante la velocità sia 8, vuol dire che hai un apparato abbastanza, vuol dire, promettente. Se tu rallentassi anche solo di un punto la velocità, anche solo di un punto, avresti dei benefici nella respirazione, nell'articolazione, nel capire esattamente quello che stai dicendo, nell'arrivare poi alla fine delle frasi con la possibilità, dopo che hai messo il punto, di buttare fuori l'aria che ti è rimasta, incanalarne di nuova dal naso, non ammazzare le corde vocali attraverso una respirazione vocale, che è il problema numero uno della freddo delle corde vocali, poi le corde deglutire, no? Sono completamente asciutte, le corde vocali hanno bisogno di umidificazione costante, puoi fare degli esercizi per il riscaldamento e l'umidificazione delle corde vocali, ma se tu già andassi a un punto sotto avresti dei benefici già tecnici percepibili, con due punti sotto e leggessi a 6 e mira, facciamo fare il mira? Sì, sì. Ci stiamo? Sì. Allora, intrigante, subdolo, fedifrago, vile, ecco come mantiene le promesse, ecco come sta ai patti, dormo. Faccio una quantità di sogni indifferenti che ora non ricordo e, alla fine, sogno di essere in uno studio cinematografico grandissimo, immerso nella penombra. In un angolo, sul carrello, sta la macchina da presa incappucciata in un panno nero. So di getto che sta girando, finalmente, il mio film. Quale film? Chi è il produttore? Chi sono gli attori? Non lo so. So soltanto che è il mio film. Il film al quale penso da 15 anni, il film dal quale dipende tutta la mia vita. Ecco, salgo sul carrello, mi sistemo sul sedile e piegandomi in avanti, con gesto disinvolto e professionale, metto l'occhio all'obiettivo. Il mio sguardo di regista inquadra in un angolo dello studio ciò che manifestamente appare come una scena d'amore. La luce intensa e circoscritta delle lampade illumina un letto disfatto, un uomo e una donna. Sono ambedue nudi. L'uomo, un giovanotto di bell'aspetto, siede tensoso, in una posa da pugilatore stanco, le gambe piegate, il gomito appoggiato sulle ginocchia, il mento sulla mano. La donna sta distesa a bocconi dietro di lui, ha le gambe lunghe e il sedere rilevato. Il dorso, partendo dall'insellatura delle reni, non fa che salire fino alla nuca, mentre il seno, abbondante, le si schiaccia di sotto contro il materasso. Osservo l'attrice attraverso l'obiettivo e mi accorgo che mi piace e mi attira e che il mio sguardo si va facendo sempre meno professionale e sempre più desideroso. Sì, ma il tuo mordente non è male. Celebrazione, il tuo mordente non è male. Non interrompi per il tuo mordente no, è educato, detto che sì, ci capita sì, la articolazione. Il problema è un altro. Non interrompi il periodo tra uno e l'altro, quindi sembra comunicato. Non c'è un cambio pagina quando metti punto. Quel cambio pagina che ti aiuta a ispirare correttamente per il completamente l'area in circolo e per immaginare esattamente quello che stai per andare a leggere, sembra quasi che ti lasci i due amanti, cioè per esempio nella cosa dei due amanti, di quella scena là, sembra che sia più importante per te non tanto la presenza di un uomo e una donna, ma il fatto che ci sia un letto disfatto. Questo è quello che arriva a me. Pensava alle pulizie. Nella lettura, diciamo. Ma questo perché nella pausa che ci metti, nella parola chiave che utilizzi, arriva più il letto disfatto che non l'uomo e la donna. Perché hai usato parola chiave il letto disfatto, hai capito? Quindi? Poi può esserci anche l'ansia della prima volta di fare queste cose, secondo me, anche. Però lei rilascia un colore positivo, azzurro. Quindi non so quanta ansia ci fosse in lei.
c'era forse aspettativa, ma quella... però queste sono relazioni psicologiche, perché l'altro lei ha detto che no, e io soprattutto non devo fare perché sono quasi tutte no, cose perché lei ha detto sempre, però il colore che rilascia è quello, almeno la squadra si può mettere in fine, la mia azzurra, il colore azzurro, quel colore arriva anche, sì, arriva, quindi c'è un'idealizzazione positiva della tua lettura, ok, non c'è, non mi arriva la respirazione ad arte, non ci sono le cose. Non mi arriva l'ansia, se, forse è proprio quello che mi stige, non arrivandomi ansia, arrivandomi comunque un certo senso, una certa sensazione positiva, arrivo a pensare, forse vorrei fare più bene a me, che non, però facendosi male a se stessa, perché non respira. Non respiro. Stop.